Disclaimer, è il terzo video in cui mi metto gli stessi pantaloni, but we don't give a fuck, right? Yo busy people, bentornati sul mio canale, il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi mi sono vestita un po' più colorata, sembro un insegnante di arte. Come potete leggere dal titolo, oggi voglio affrontare un discorso di cui volevo parlare veramente da un po'. Sono stata sorpresa da quante persone mi hanno scritto. L'ho chiamato coffee con Didi perché I do have my coffee over here. Grab your snack, grab whatever you want. Iniziamo questo video, soprattutto perché vi voglio anche spiegare che cosa mi ha portato oggi ad essere qui seduta on my couch, drinking a coffee and talk to you guys. Quindi facciamo partire l'intro and let's get started. Da quando ho aperto questo canale YouTube mi sono sempre sfogata molto anche su questo canale, di quali fossero un po' i pro e i contro di tutte le cose che stavo vivendo. Però tante volte mi rendo conto che sono molto privata su alcuni aspetti, perché alcune cose le voglio tenere totalmente private, perché altrimenti se condivido tutto poi io non c'è niente per me. Però tante volte mi rendo conto che forse una mia ansia è quella anche di raccontare quali sono i miei fallimenti, che poi non sono dei fallimenti, o comunque le cose che magari mi aspettavo che andassero in un modo e invece il risultato poi è stato totalmente un altro. Vi racconto questa cosa che è successa esattamente ieri. Mi sono presentata al mio primo provino di musical. Sono stata una giornata chiusa in questa scuola dalla mattina alla sera. È stata una delle giornate più intense della mia vita. Si trattava di fare delle prove di danza, anche se poi l'obiettivo per il giorno dopo, per chi passava, era quello anche di cantare e recitare, che era quello il mio obiettivo. Ho fatto 19 anni di danza, però non è il mio mestiere, quindi ho passato la prima fase, di cui ero molto molto contenta perché ho fatto una solo di danza, quindi ritornare a ballare dopo tanti anni e riuscire a passare quella fase è stata una soddisfazione incredibile. Sono arrivata la sera a fare la seconda prova e non l'ho passata. Per quanto ci fosse poi una parte di me completamente incavolata, arrabbiata, perché? Perché a me? Perché non sono passata? Eccetera eccetera. Era un'altra parte di me che diceva: va bene così, cioè devi essere contenta del fatto che sei arrivata fino a qua, il fatto che tu fino all'altro ieri non ballavi ed essere riuscita a passare una fase veramente molto intensa e aver fatto anche questa esperienza è una cosa che ti porterai sempre con te. Questo approcciare questa notizia in modo sereno e tranquillo mi ha veramente svoltato la serata, perché potevo tornare a casa incavolata, nera, ed essere triste tutta la sera, arrabbiarmi e rispondere male, quando dall'altra parte invece ero molto tranquilla, che ho detto mi sono anche divertita, ho fatto nuove amicizie, è stata comunque un'esperienza che porterò con me. E quindi sono qua per parlare dei fallimenti e delle paure che ognuno di noi ha nei confronti della vita. E vi volevo ringraziare perché veramente ho ricevuto un sacco di risposte, quindi vuol dire che è un argomento di cui forse bisognerebbe parlarne di più. Ho letto veramente un sacco di vostre paure e ansie. Vedo che quella più comune è la paura di non raggiungere i propri obiettivi barra sogni. Io penso che sia una cosa veramente molto comune, nel senso che anche la persona più confidente, la persona più sicura di sé, in realtà dentro di sé ha sempre paura di fallire, di non raggiungere i propri obiettivi, e credo che sia comune. Ci sono passata anch'io e forse ci passo tutti i giorni. Il problema è che per quanto io ancora oggi abbia delle giornate in cui mi faccio, diciamo, catturare la parte più negativa di me e quindi mi trascino in questo oblio di oh mio Dio, se non ce la faccio mi vengono gli attacchi di panico, c'ho l'ansia, non respiro, perché è una cosa che succede. Infatti io mi sono tatuata questo tatuaggio, ovvero breathe, cioè mi dimentico alle volte che devo respirare. Una cosa che ho imparato è che per quanto noi siamo i nostri best friends, possiamo anche diventare i nostri worst enemies, cioè io sono la migliore amica di me stessa, ma anche la nemica più grande che io abbia mai avuto. Con tutte le volte che ho affrontato anch'io questa situazione, mi sono resa conto che perdevo più tempo a preoccuparmi e non mi concentravo su quello che stavo facendo. Quindi una cosa che io suggerisco, che a me ha aiutato tantissimo, è quella di veramente staccarsi dal telefono, dalle tecnologie per un paio d'ore, prendersi proprio carta e penna e scriversi sulla carta che cosa vogliamo raggiungere, quali sono i nostri obiettivi, perché più gli obiettivi ce li abbiamo chiari, più aiutiamo noi stessi a raggiungerli. Io alle volte anche l'ansia la trasformo tipo in qualcosa di divertente, perché è qualcosa che comunque mi fa vivere le emozioni. Quindi dico: che bello avere l'ansia, perché vuol dire che ci tengo, vuol dire che ci tengo alla mia vita, ci tengo al mio futuro, la sfrutto per ricaricarmi. Questa mi è piaciuta in particolare. Una ragazza mi scrive: la paura di come sarà il mio futuro non avendo scritto bene il mio passato. Non puoi riscrivere una cosa che è già successa. Per avere un futuro che più è simile a quello che sei tu ora come ora, devi concentrarti solo ed esclusivamente sul presente, perché purtroppo il futuro è talmente tanto incerto, perché letteralmente domani può succedere che veramente ci arriva una meteora e ciao vai. Ho passato tanti anni della mia vita a pensare al mio futuro, tipo cosa farò l'anno prossimo, che cosa farò tra 2 anni, come mi immagino tra 5 anni, che pensando più al futuro e pensando più in là mi dimenticavo di vivere il presente, mi dimenticavo di avere l'età che avevo, di avere gli amici che avevo, senza avere troppe ansie per il futuro, perché purtroppo è una cosa che non puoi controllare. L'unica cosa che puoi controllare è il presente, quindi ti consiglio vivamente di concentrarti su quello che vuoi tu ora, che sia anche voglio andare in gelateria a prendermi il cioccomenta. Ecco, fai quello piuttosto che stare a casa con l'ansia e dire
Oh my god. Un'altra cosa molto comune, vedo la paura di buttarsi in cose nuove, di uscire dalla comfort zone. Con cose nuove intendo università, lavoro e relazioni. Poi non c'è cosa migliore della propria routine, della propria comfort zone. È proprio per questo che si chiama zona di comfort. La vita ci fa crescere, la vita ci fa andare avanti. Per forza di cose ci troviamo a dover uscire dalla nostra comfort zone. Per quanto riguarda tutto ciò che è il lavoro, l'università, sono cose che anche in questo caso non possiamo controllare. L'università la scegli perché pensi che sia qualcosa che è inerente al tuo percorso, delle materie che ti piacciono, però non è detto che anche se vai a studiare quello che ti piace poi alla fine ti piace, è una cosa che potrai scoprire solo ed esclusivamente vivendotela. Ed è un po' così la vita, credo, proprio alle volte dire you know what, fuck it, io mi lancio, vedo come va, e magari è proprio una cosa che può andare male e dire vabbè, io almeno ci ho provato. Però dall'altra parte può essere un'occasione per fare nuove amicizie, per conoscere nuove persone, per farti conoscere anche da altre persone. We don't want to live with a closed mind, right? Good. Allora, devo smetterla di iniziare le frasi con allora, basta. Una ragazza ci dice: ho paura di non essere all'altezza, di non essere abbastanza brava e che ci sia sempre qualcuno migliore di me. Hi, I'm Didi, nice to meet you, I have the same fear. Una cosa che ti svolterà la vita, perché anche qua purtroppo le altre persone tu non le puoi controllare, però la tua storia, come la mia storia, sono storie uniche in cui nessuno può essere meglio di te perché la tua storia è solo tua. Quando io sono entrata in accademia, avevo 23 anni, mi sentivo quasi la più grande perché dicevo, mio Dio, ci sono ragazzi che magari hanno 20 anni, ne hanno 19, che hanno iniziato molto prima di me. E poi mi sono fermata un attimo, semplicemente perché io ho vissuto delle cose che magari i miei compagni non avevano vissuto. Anche banalmente, io ho vissuto a Milano per 3 anni, ho fatto un'università. Alle volte mi dimentico che ho avuto la possibilità e l'opportunità di aver vissuto all'estero. Non dimenticarti mai da dove vieni, che cosa sei e il tuo bagaglio di esperienze, perché è unico e sarà solo tuo. La paura di deludere me stessa e i miei genitori e le persone che mi stanno attorno. I totally feel you. Se tu arrivi a dire che hai paura di deludere le persone che ti stanno attorno, vuol dire che hai una grande fortuna, ovvero quella di avere delle persone che ti amano, che credono in te, che probabilmente ti stimano, tu stimi loro, e quindi hai questa sorta di responsabilità di dover dimostrare che tu ce la stai facendo. La relazione con le persone che ti amano sia anche più bella se condividi anche le tue difficoltà, le tue ansie con loro. Non c'è stata cosa migliore di aver aperto totalmente il mio cuore, aver parlato anche con i miei genitori delle ansie, di sfogarmi con loro quotidianamente su quanto sia difficile l'ambiente che ho scelto. Per quanto io da una parte voglia renderli orgogliosi di me, ma io sono già consapevole del fatto che loro lo siano, e soprattutto condividendo anche con loro i lati, diciamo, gli ups and downs della mia vita. Non ci sono solo cose positive, ma si condivide insieme tutto, e quindi credo che alla fine ci sia più comprensione da ambi i lati. Anch'io non vedo l'ora di chiamare i miei genitori e dirgli oh mio Dio, mi hanno preso per un ruolo, piuttosto che dire cioè non ho passato questo provino. Non possiamo essere tutti sempre positivi. Quando anche da piccoli prendiamo ottimo, prendiamo un 10, non vedi l'ora di raccontarlo ai tuoi genitori o di dirlo oh mio Dio, mamma, papà, nonna, zio, ho preso 10 in matematica. E loro oh mio Dio, bravissimo. Quindi cioè si cresce già con questa idea di doverlo dire a qualcuno. Più sei trasparente meglio ti sentirai, quindi questo è il mio suggerimento. Vorrei concludere con questo, ovvero la paura di non riuscire a capire la propria strada. C'è gente che scrive libri, psicologi, tanti studiosi, tanti filosofi che hanno passato tutta la loro vita ad analizzare quest'ansia e questa cosa che uno deve capire il percorso della propria... ci rendiamo conto? Jokes aside, lo so, credo che sia il grande mistero della vita. Non si sa mai che magari io tra 2 anni decida di iniziare un corso di, non lo so, biologia e trasferirmi in Sudafrica e analizzare i pinguini. Che bello. E non è una cosa che succede solo ed esclusivamente dopo il liceo, perché uno dice vabbè, scelgo l'università, in teoria quando ho scelto l'università uno capisce più o meno. No, trust me, no. Mi ricordo che avevo fatto un brainstorming di tutte le cose che mi piacevano e cercavo di capire più o meno che cosa potesse avvicinarsi di più a me. Se dovessi avere una conversazione con la Didi al suo primo anno di università, mai se lo sarebbe aspettato di conoscere una Didi del futuro che si è trasferita a Roma, che sta facendo l'attrice e bla bla bla. Quindi la cosa più bella che io ho scoperto crescendo è proprio la bellezza della vita, credo, è che non, che è una cosa che un po' anche non ti aspetti, che è piena di sorprese. La vita è un po' così, deve essere da una parte rischiosa ma dall'altra parte divertente, dall'altra parte ovviamente deve essere seria, perché ad una certa uno deve un po' capire dove deve sbattere la testa. È del tutto normale essere confusi, è del tutto normale avere l'ansia di cosa fare della propria vita. I do ask myself the same question once
a week. Raga, io comunque vi ringrazio perché sono molto contenta delle cose che sono uscite in questo video, del fatto che anche voi vi siate aperti con me e mi abbiate messo in mano insomma le vostre paure e ansie, perché non è scontato, è una cosa che ci accomuna un po' tutti. Io mi sono rivista un po' nelle paure che avete condiviso con me e scrivetemi anche qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, e apriamo una conversation e supportiamoci one another, e soprattutto fatemi sapere che altro tema possiamo insomma affrontare all together. Io dalla mia casetta, oddio, un capello di Roma, passo e chiudo, e concludo con un thank you guys for watching, and I will see you guys the next time. I love you. Ciao, bye.